I tripla A sono una risorsa fondamentale della città, ma il futuro è legato a quelli che da qui in avanti sceglieranno di vivere a Venezia pur essendo nati altrove. La prossima storia è quella di Ahmed, arrivato 20 anni fa dall'Afghanistan per presentare un film. Vivo in quella casa bianca, casa bottega, come si dice a Venezia. Una delle fortune che abbiamo con questo posto, soprattutto, è questo campo. È una delle zone più vivaci della città, perché ogni pomeriggio ospita più di magari 100-150 bambini che urlano e giocano. Era in 2006 e sono stato invitato insieme con altri due amici a presentare un documentario qui alla Mostra del Cinema e poi abbiamo deciso di fermarci e è iniziata la mia vita veneziana. Non conoscevi nessuno, tu sei arrivato qua, non conoscevi niente, nessuno? No, sono stato fortunato perché sono finito in un posto dove ho sentito proprio l'amore e la stabilità nello stesso momento. Era il periodo del Golden Age dell'Afghanistan, tra 2001 e 2006. Ero un ragazzino, però il bello è che ogni cosa che facevi eri un po' la prima persona che toccava quell'argomento. Abbiamo fondato una casa cinematografica e si faceva tanto anche perché si poteva fare tutto. Queste sono le immagini che nel 2017 ho filmato all'interno del carcere femminile di Herat, prima che tutto cambiasse di nuovo. Alcune di queste donne erano lì per aver reagito a dei soprusi, la maggior parte di loro perché il marito si era stancato e le aveva accusate di tradimento davanti alla legge. Grazie ai militari italiani, quella che doveva essere una prigione aveva tutta l'aria di essere un giardino. In un tragico ferragosto di qualche anno fa, i talebani sono tornati al potere, cancellando molte delle conquiste del popolo afghano. Da quel momento ho perso ogni contatto laggiù. E l'impressione è quella di non aver fatto abbastanza. 15 agosto 2021. Non ho mai avuto così rabbia nel mio corpo e anima fin quel giorno. Mentre i talebani riconquistano velocemente il paese, migliaia di afghani cercano disperatamente la fuga. Sono giorni drammatici. Fra tutte le tragedie avevo anche una mia sorella lì. Grazie al governo italiano ho portato la mia sorella, adesso è il mio socio qua, lavora qui con me, però poi la situazione è diventata molto più grande di me. Se adesso ti faccio vedere la mia mail, ne ho 48.000 email ricevuti in quel mese di terribile situazione e io non avevo più coraggio e sono quelli che non ho poi più aperto perché tutti chiedevano una mano, come hai fatto? Anche noi, pensaci, è stata veramente una trauma. Lui è un mio collega. Oggi Ahmed e sua sorella gestiscono un ristorante molto particolare. Non lo considero un ristorante afghano perché noi sperimentiamo i cibi che mangiano poi i profughi durante il viaggio. Il menù è nato quando lavoravo in un centro di accoglienza come mediatore linguistico-culturale e venivano dei piatti con identità nuove. Non so come, però siamo finiti anche su una trasmissione di Michelle Obama.